Buongiorno Yogis, siamo qui all'aperto del mio giardino, giorni di quarantena. I nostri antichi maestri facevano yoga all'ombra dei templi, con delle braghette di cotone e liberi da ogni marchio. Quindi io non ho il tempio, quindi non ho neanche l'ombra e ci mettiamo in posizione sul tappetino per iniziare questo flow. Inizieremo con una respirazione, qualche saluto al sole per ringraziare l'universo, salutarlo, rendergli omaggio e terminiamo con una breve meditazione. Benissimo, ci mettiamo in una comoda posizione a gambe incrociate. Chiudiamo gli occhi. Allunghiamo bene la colonna, rilassiamo le spalle e sentiamo il nostro respiro passare dalla punta del naso. Lo osserviamo, lo seguiamo senza modificare nulla. Osserviamo lo spazio attorno a noi. Osserviamo i nostri confini, quelli fisici, la pelle. Percependo se siamo al sole, il sole che la scalda sui punti scoperti, il contatto degli abiti sulla pelle. Sentiamo anche il peso del nostro corpo, il contatto con il pavimento, il contatto con l'aria, con il cielo. Un respiro spontaneo, naturale. Che va dove vuole andare, che ci fa sentire a nostro agio. Sentiamo i nostri confini energetici, lo spazio di fronte a noi, quello che possiamo percepire lì di fronte, lo spazio dietro la nostra schiena, lo spazio sopra la nostra testa. Spazio sotto il nostro corpo, lo spazio ai lati del nostro corpo. Proprio attraverso l'espansione. L'esplorazione dei nostri spazi che possiamo permetterci di trovare il centro e lì vogliamo andare. Poniamo i palmi delle mani di fronte al cuore. Immaginiamo qui il nostro centro, quest'oggi. Portiamo qui la nostra attenzione. Che sia un cuore che possa guidarci e illuminare il nostro percorso in questa esistenza. Inspirando, distendiamo le braccia verso l'alto, ci allunghiamo bene ed espirando, ritorniamo giù con le braccia, un giro grande e le riappoggiamo sulle ginocchia, sulle cosce. Riapriamo gli occhi, iniziamo a fare qualche movimento con la colonna. Soprattutto se è la prima pratica che facciamo al mattino, sciogliamo bene le rigidità prima di iniziare con il nostro pranayama. Qualsiasi movimento la nostra colonna abbia voglia di fare, cercando di muovere tutta la sua lunghezza dalla parte coccigea sacrale. Quindi la parte più bassa fino al collo. Proviamo a spingere in avanti il nostro centro, il nostro cuore e a ritornare indietro, inarcando la colonna, ad allungare un pochino la parte anteriore, magari sale anche il mento ed espirando.
Spingiamo indietro e allunghiamo bene la schiena. E poi ci riposizioniamo con la colonna distesa. Sentiamo bene i nostri ischi appoggiare a terra, radichiamo con la parte bassa del corpo. Se necessario, troviamo una sistemazione alternativa per le gambe, se ci dà fastidio rimanere in questa posizione. E iniziamo con qualche respiro profondo. Inspiro ed espiro dal naso. Sento l'aria espandere l'addome e la cassa toracica, sento le spalle sollevarsi leggermente ad ogni inspiro e quando espiro voglio svuotare tutto quanto. Proseguo a espirare finché non ce n'è più con una piccola attivazione addominale. E vado avanti man mano allungando il respiro. Posso tenere gli occhi chiusi. Soprattutto se ho il sole, meglio proteggersi da una luce eccessiva. Alla prossima inspirazione, manteniamo un'apnea polmoni pieni. Attiviamo il nostro Mula Bandha, quindi saliamo con la nostra pavimentazione pelvica e portiamo il mento leggermente verso lo sterno e un po' indietro. Mula Bandha e Jaladhara Bandha attivi. E poi, espirando, svuotiamo tutto. Liberiamo i Bandha. Inspiro. Trattengo Mula Bandha, mento. Ed espiro. Ancora una volta un grande inspiro. Attivo. Ed espiro, libero Mula Bandha, libero Jaladhara Bandha. Faccio qualche respiro spontaneo. E mi preparo per Kapalabhati, pranayama, una respirazione perfetta al mattino perché è detossinante, energizzante, ci riattiva il metabolismo, risveglia Agni, il nostro fuoco interiore. Ritmica addominale, quindi, dei begli espiri un po' veloci. Seguiremo con un grande inspiro. Tratteniamo come abbiamo fatto prima con i due Bandha attivi. E poi, espirando, svuotiamo tutto. Intanto, quando siamo in inspirazione, solleviamo le braccia, manteniamo in sospensione le braccia verso l'alto. Inspiro grande ed espiro completamente. Mezzo inspiro, ritmica addominale. Inspiro sulle braccia, chiudo i Bandha, trattengo. Ed espiro, svuoto tutto. Un respiro normale. Facciamo tre cicli, facciamo di nuovo un grande inspiro e espiro, svuoto tutto, mezzo inspiro, ritmica addominale. Un grande inspiro, salgo con le braccia, trattengo, attivo i Bandha,
Diamo un po' di energia. Ed espiro. Ultimo ciclo, un lungo inspiro. Svuoto tutto. Mezzo inspiro. Inspiro, salgo con le braccia, riempio bene. Trattengo, attivo i banda. Ed espiro. Qualche respiro spontaneo. Ascolto le sensazioni, soprattutto a livello addominale. E alla prossima ispirazione porto su le spalle vicino alle orecchie, strizzo bene. Espirando lascio andare di colpo. Ancora una volta. Strizzo bene, tengo un istante e lascio andare. Facciamo qualche movimento con il collo, qualche rotazione. Due o tre da una parte, due o tre dall'altra. Inspirando saliamo con le braccia, ci allunghiamo bene, ci stiracchiamo, distendo bene anche le dita delle mani ed espirando scendo con le mani là dietro la schiena, le avvicino, le dita puntano indietro, sento le scapole chiudersi, il petto aprirsi, mantengo la colonna verticale, inspiro ed espirando vado a ruotare la testa verso destra, inspiro, torno al centro, espiro a sinistra. Inspiro, mantengo le braccia distese, ancora una volta destra. Centro, inspiro. E sinistra, inspiro. Inspiro, torno al centro, sollevo il mento. Espiro, scivolo in avanti, il mento torna sullo sterno. E rilasso la colonna, le braccia le possiamo spostare qua davanti, appoggiamo le mani e facciamo qualche piccolo movimento a destra e a sinistra. Camminiamo indietro, andiamo a portarci in quadrupedia. Mani sotto le spalle, o comunque su quella linea, anche leggermente più aperte, le ginocchia sotto il bacino. 3 volte Marjariasana, quindi punto i piedi, inspiro, allungo la parte anteriore, salgo nel codino e la testa, ed espirando spingo via il pavimento, distendo bene le braccia, intanto apro bene le dita delle mani, premo con tutte le dita contro il pavimento. Il peso è distribuito sui vari punti di appoggio. Ancora ed espiro. Uniamo le ginocchia. Alla prossima ispirazione distendiamo, anzi saliamo, scusate, con la gamba destra. Distendiamo
il collo del piede e andiamo con il piede verso la testa, inarcandoci un po'. Poi andiamo a portare il nostro ginocchio verso la spalla destra, la tibia rimane parallela a terra. Faccio il giro e vado a portare il piede verso la spalla sinistra, apro bene l'altra, ancora. Punto su, apro. Spalla destra col ginocchio, piede verso la spalla sinistra, vado anche a guardarmelo con lo sguardo, su ancora una volta. Salgo bene. Vado verso il gomito o la spalla destra, ruoto e vado a cercare la spalla sinistra, il corpo si adatta. Inspiro ed espirando, scendo a terra con il ginocchio destro. 3 volte Marjariasana, inspiro ed espiro. Allungo bene. Smobilizzo tutte le vertebre, le spalle, il bacino. Espiro, la prossima ispirazione, sale la gamba sinistra, subito punta del piede destro. Vado verso la spalla sinistra con il ginocchio e poi ruoto, vado verso la spalla destra con il piede. Inspiro, ritorno su. E di nuovo da una parte, dall'altra. Ritorno, ancora una volta, apro bene, vado, e di là, inspiro, appoggio, e questa volta vado a sedermi sui talloni, collo del piede disteso, e allungo un pochino la colonna, qualche piccolo movimento, se vogliamo. Poi ritorniamo in quadrupedia, facciamo qualche passettino come un gatto quando fa la pasta sul cuscino, sulla sua ciotola oppure sulla vostra maglia, per scaldare un pochino le dita e i polsi, cercando di muoverle bene, attivarle. Di nuovo dalla nostra quadrupedia, inspirando saliamo con la gamba destra, andiamo a cercare la testa, espiro ginocchio aperto, fronte al ginocchio, inspiro ed espiro, inspiro. Alla prossima espirazione facciamo un giro grande, andiamo a appoggiare il piede destro che è all'esterno del tappetino, all'esterno della mano destra, non necessariamente così avanti ma non troppo chiuso finché il ginocchio non sia troppo schiacciato. E lasciamo scendere il nostro fianco sinistro verso il basso, anche qui facciamo qualche piccolo movimento. Puntiamo il nostro piede sinistro, distendiamo la gamba sinistra, facciamo la stessa cosa. Muoviamoci un po', sentiamo di andare bene. Da qui ritorno indietro con la gamba destra senza appoggiare il ginocchio sinistro, sono nella posizione della panca, la teniamo per un minuto. La schiena parallela al pavimento, il mio bacino non è né troppo alto né troppo basso, distribuisco bene il peso, spingo bene via il pavimento o il prato, quello che sta sotto, insomma. E non è più solo il sole a scaldarmi, ma l'energia della mia vita. Respiro. Magari il corpo inizia a tremolare un po'. Se è troppo, naturalmente possiamo appoggiare le ginocchia a terra, provare a mantenere una panca sostenuta dalle ginocchia. Ancora qualche secondo. Tutto il corpo al lavoro. La forza, l'energia che si accende e lentamente appoggio le ginocchia a terra. Inspiro, vado su con la gamba sinistra, apro bene ed espiro, fronte, ginocchio sotto la pancia. Inspiro ed espiro. Inspiro, il piede sinistro all'esterno della mano sinistra o giù di lì.
E vado a fare qualche piccolo movimento, cerco bene l'apertura, spingo bene il mio fianco destro, poi distendo la gamba destra. Anche qui qualche movimento. Distendo la mia gamba sinistra. Da qui andiamo semplicemente indietro, allunghiamo il nostro cane che guarda in basso. Facciamo una camminatina sul posto. Cercando di allungare bene le gambe, i fianchi. Poi camminiamo in avanti con i piedi fino a raggiungere la cima del mio tappetino. Flettiamo leggermente le ginocchia, andiamo ad agganciarci i gomiti, dondoliamo un po' a destra e a sinistra. Spingiamo via il pavimento. La colonna si srotola verso l'alto, liberiamo le braccia e saliamo. Asta Utthanasana, espirando, Bhujangali Mudra al cuore. Apro un pochino i piedi, perché non voglio fare un Utkatasana con i piedi uniti come quello tradizionale, e scendiamo in una sorta di squat. Scendiamo bene. Inspiro. Ed espirando, braccia larghe, distendo le gambe, vado giù con la schiena. Mani a terra, mi allungo, Ardha Uttanasana. Inspiro, torno giù. Fletto le ginocchia per spingere via il pavimento, ritorno su. Gambe forti, mi allungo, espiro. Bhujangali Mudra al cuore. Ancora una volta. Vado a sedermi comodamente. E salgo con le braccia, inspiro ed espiro. Scendo, allungo, inspiro e ritorno giù. Espiro, spingo via il pavimento e salgo. Bhujangali Mudra al cuore, espiro. Ancora, fletto, allungo le braccia, inspiro, espiro. Flessione, inspiro, allungo, torno giù. Andiamo in Adho Mukha, quindi bene le mani a terra, un lungo passo indietro con una gamba, un lungo passo indietro con un'altra, carico, guarda in basso, di nuovo lo allungo bene, trovo una buona posizione per le mani, per i piedi, quella più adatta al mio corpo. Nella prossima ispirazione vado su con la gamba destra verso il cielo. Espirando, ginocchio al petto, scivolo un po' in avanti e appoggio il piede là davanti. Inspiro, mani rimangono a terra, mi allungo bene, distendo bene il tendone sinistro indietro, la testa e il cuore in avanti. Espiro, ritorno, cane che guarda in basso. Inspiro, panca. Espiro, cane che guarda in basso. Ancora panca, inspiro. Espiro, cane che guarda in basso. Ancora una volta vado nella posizione della panca e sempre inspirando mi lascio scivolare, appoggio le ginocchia a terra, spingo il cuore verso l'alto, in questo cane che guarda in alto. Apro bene il cuore, chiudo le scapole, spingo le spalle verso il basso. Ed espirando, cane che guarda in basso. Sulla gamba sinistra inspiro, piede sinistro là davanti, allungo bene la schiena, apro il petto, se necessario salgo sulla punta delle dita per avere un po' di spazio. Inspiro grande ed espirando, cane che guarda in basso. Guardo tra le mani, fletto le ginocchia, cammino o salto in cima al tappetino. Spingo via il pavimento, inspiro ed espirando, Bhujangali Mudra al cuore. Utkatasana, inspiro, espiro, scendo. Ardha Uttanasana, inspiro ed espirando. Cane che guarda in basso. Qualche respiro, due o tre respiri, se vogliamo lo muoviamo un pochettino, manteniamo la nostra colonna lunga, le braccia forti,
e se vogliamo le gambe un pochino flesse. Inspiro sulla gamba sinistra, espiro, piede sinistro va qua davanti, inspiro di nuovo, allungo bene, espiro, ritorno indietro, inspiro, vado nella panca e subito apro, curva mucca, espiro, ad un mucca, inspiro sulla gamba destra, espiro, piede destro qua davanti, inspiro, mi allungo, espiro, ritorno, cane che guarda in basso, guardo tra le mani, cammino oppure salto in cima ai tappetini, inspiro, salgo, espiro, mantra di mudra al cuore, ancora inspiro, utkatasana, apro i piedi, espiro, inspiro ed espirando, scendo, flessione. Mi allungo in Ardha Uttanasana, colonna parallela al pavimento, guardo in avanti, espiro, giù di nuovo, un lungo passo indietro con la gamba destra, un lungo passo indietro con la gamba sinistra, cane che guarda in basso, lo tengo, questa posizione è un po' come essere, come tornare a casa dopo ogni ciclo di saluto al sole. Quello che mi pare, posso muovermi un po', posso rimanere fermo, posso riposare oppure continuare a lavorare in allungamento. Sale la gamba destra, inspiro, espirando, piede destro là davanti. Alla prossima inspirazione sale solo il braccio destro, ruoto, apro il cuore, spingo indietro, lascio cadere il braccio destro. Ed espirando, cambio, guardo in basso. Inspiro. Spingo in avanti, se voglio rotolo sul dorso dei piedi, se voglio stacco le ginocchia, Urdhva Mukha, ed espirando, Adho Mukha. Sulla gamba sinistra inspiro, piede sinistro là davanti, questa volta sale il mio braccio sinistro, apro bene, radico bene la mano destra, lascio cadere la spalla e il braccio sinistro indietro, lo sguardo al cielo, espiro, cane che guarda in basso. Fletto le ginocchia, guardo là davanti, cammino o salto in cima al tappetino, spingo via il pavimento e salto, angio di mudra al cuore, e anche qua è sempre un tornare a casa, chiudere un ciclo. Mi fermo un attimo, preparo, se ho chiuso i piedi leggermente aperti per utkatasana, inspiro, espiro, scivolo in avanti, mi chiudo, inspiro, mi allungo. Espiro, cane che guarda in basso. I nostri tre respiri. Inspiro, sale la gamba sinistra. Espiro, piede sinistro là davanti. Sale il braccio destro, inspiro. Espiro, cane che guarda in basso. Inspiro, scivolo nella panca e in Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha. Sulla gamba destra inspiro, piede destro davanti, espiro, sul braccio destro inspiro, espiro, cane che guarda in basso. Fletto le ginocchia, guardo tra le mani, cammino o salto in cima al tappetino, inspiro ed espiro, viaggiare in mudra al cuore. L'energia cresce. Il ritmo sale, sento il cuore, sento il respiro. Inspiro, Utkatasana, espiro, Uttanasana, allungo Ardha, cane che guarda in basso, inspiro. Sulla gamba destra inspiro, espiro, piede destro là davanti, questa volta scendo un pochino il mio tallone sinistro e salgo con le braccia. Virabhadrasana 1, distribuisco il peso, radico le mie piante del piede che vogliono scendere in basso, mettere le radici, il mio cuore che vuole salire al cielo. Espiro,
scendo con le mani. Sale il mio tallone sinistro e si apre il mio ginocchio destro mentre scendo. Mobilizziamo un po' anche le anche. Inspiro ed espiro, cane che guarda in basso. Inspiro, urla bocca. Ed espiro, adunca. Sulla gamba sinistra, piede là davanti. Scendo il tallone destro e inspirando. Era uno. Espiro. Apro l'anca sinistra, inspiro, mi riallungo, espiro, cane che guarda in basso, fletto le ginocchia, cammino, salto in cima al tappetino, salgo, inspiro, espiro, chiudo. Ah. Apro i piedi per Utkatasana, inspiro, espiro, allungo, inspiro, cane che guarda in basso, espiro. Inspirando sulla gamba sinistra, espiro piede là davanti, inspiro, era uno. Se voglio rimango qua, altrimenti apro un pochino in arco, espiro. Mani a terra, fuori ginocchio, scivolo con il cuore verso il basso, mi allungo ed espirando ritorno. Inspiro, urva mukha, espiro, adunka. Sulla gamba destra, inspiro, piede là davanti, sale, Virabhadrasana 1, espiro, scende il cuore, mi allungo, inspiro, cane che guarda in basso, espiro, guardo là davanti e mi porto in cima al tappetino, spingo via tagliente, mi salgo, espiro, Virabhadra il cuore, qualche respiro, ascolto, mi godo la vita e si risveglia. Inspiro, salgo con le braccia, espiro, apro i piedi, porta casa. Vado a sedermi bene tra i talloni, porto le mani qua davanti, se i miei talloni non toccano terra va benissimo lo stesso, lascio cadere la testa, porto il mento verso l'esterno, distendo bene la parte posteriore del corpo. E poi pian pianino mi siedo, distendo le gambe, mi metto così perché sono un po' in discesa. Sento bene i miei ischi appoggiati a terra o su delle zolle di letto. Troviamo il punto perfetto, piedi paralleli, punta dei piedi attive, Dandasana, quindi la schiena parallela al pavimento, saliamo anche con le braccia verticali, ed espirando una bella flessione che parte dalle anche, la schiena rimane dritta, scende in Paschimottanasana, magari per qualcuno è necessario flettere un pochino le ginocchia, soprattutto se la mia schiena va tanto indietro, in Dandasana ce ne accorgiamo, se sono così, possiamo anche mettere un supporto, immagina che sia un cuscino sotto ai glutei. Il mio bacino vuole fare questa cosa quando mi fletto. Immaginiamo il nostro coccige, il nostro sacro vuole spingersi in avanti, quindi è questo lavoro della mia parte sacrale. Inspiro, abbiamo detto, ed espiro. Vado ad agganciare le caviglie, l'esterno dei piedi, infilo le dita avvolgendo gli alluci e mi allungo bene. Rimaniamo qualche respiro senza abbandonarci completamente, la posizione attiva, le gambe rimangono attive, la pancia continua a spingere, la schiena continua ad allungarsi, la testa cammina in avanti. Troviamo la giusta misura che ci permetta di allungarci senza raggiungere quella soglia, quell'estremo che è troppo, è già troppo. Rimaniamo un passo indietro a osservare i nostri limiti da lì e ci respiriamo. Un tempo a tutti i nostri tessuti di adattarsi alla posizione. Magari alla prossima ispirazione ci allunghiamo ancora un po' ed espirando riusciamo a scendere ancora un pochino.
poi lentamente ritorniamo indietro, mettiamo la colonna, se vogliamo camminiamo lentamente indietro con le mani. Strettiamo le ginocchia, scendiamo con la schiena a terra. Con le mani possiamo toccarci i talloni, i piedi sono bene aperti. Scusate, io devo stare chiusi perché qua rischio insolazione alle palpebre, alle corna. E da qui semplicemente appoggiamo bene le scapole contro pavimento, belle piatte, poi saliamo, spingendo via il pavimento con i piedi nella posizione del mezzo ponte. Rimango un istante e scendo, lo facciamo in maniera dinamica, inspiro, salgo bene ed espiro, scendo. Lo sguardo rimane verso l'alto, se c'è qualche fastidio al collo, naturalmente saliamo quanto ci permette di fare ed espiro. La prossima volta inspiro, rimango. Possiamo rimanere con le spalle bene appoggiate a terra, intrecciare le dita sotto il bacino, spingere con le braccia, aiutarci a salire un po' di più, oppure possiamo portare le mani sui fianchi, sentire bene la nostra salita. Oppure possiamo completare il ponte andando indietro, con le mani vicino alle orecchie, le dita verso i piedi e spingendo via il pavimento. Salire bene, allungare bene tutta la parte anteriore. E quando vogliamo, ritornare giù lentamente, testa, spalle e poi il resto della colonna. Non fatelo naturalmente se avete dei problemi al collo precedentemente emersi dal mezzo ponte. Rimaniamo qualche istante. Io faccio sempre qualche piccolo movimento quando riappoggio la colonna a terra per sentire un po' risvegliare e dare lo spazio ai muscoli per riassestarsi. Poi ci riportiamo a sedere, quindi un piccolo slancio oppure passiamo di lato. Ridistendiamo le gambe, ritorniamo nel nostro Paschimottanasana. Bene, gli ischi radicati a terra, di nuovo il supporto se necessario, di nuovo la colonna lunga. Salgo ed espirando mi allungo. Tutto quello che abbiamo detto prima, eventuali ginocchia flesse, eventuali supporti, eventuale cintura attorno ai piedi. Aggancio, mi piace anche andare a incrociare le mani sull'esterno dei piedi e flettere i gomiti per allungare bene. Sentite la differenza dopo il back bend, dopo l'apertura del cuore, l'inarcamento all'indietro della colonna. Facciamo qualche respiro. Non è yin yoga, quindi non ci accantoniamo completamente. Mi raccomando, piedi in flex, gambe attive, schiena che lavora per allungarsi e per scendere. Una bella flessione dai fianchi, dalle anche. E poi lentamente. Posso liberare la posizione, camminare indietro, ritornare con la schiena a terra, apriamo le braccia, portiamo le ginocchia al petto, teniamole qui qualche istante se vogliamo fare qualche micro movimento per sciogliere e sentire, ormai l'abbiamo ben sciolta la muscolatura della colonna, e poi scendiamo con le ginocchia verso la mano sinistra, andiamo in torsione, facile facile, rimaniamo, qualche respiro. Il respiro nella pancia, usiamo il nostro respiro se vogliamo per andare a lavorare su quei punti che sentiamo
risvegliarsi, allungarsi in questa facile torsione. Rilassiamo bene la spalla destra. Se vogliamo, ruotiamo lo sguardo verso destra, nella direzione opposta alle ginocchia, per completare la torsione. Facciamo ancora un bel respiro. E poi ritorniamo su con le ginocchia, su con lo sguardo e direttamente verso destra con le ginocchia. Se vogliamo, ruotiamo lo sguardo verso sinistra. Sentiamo bene l'effetto della torsione sulla colonna. Portiamo il respiro nell'addome. Chiudiamo gli occhi, io sono un po' obbligata, davvero la luce è accecante, che mi è venuto in mente di fare lezione qua fuori, non volevo disturbare il coinquilino fidanzato che è in casa. Mi sembrava una buona idea, ma fa davvero caldo, ecco perché non si pratica yoga all'aperto, poi ritorno su. E ci posizioniamo a sedere per concludere questa breve pratica mattutina. Cercherò di tenere gli occhi aperti qualche minuto. Vediamo se si riesce. Così, giusto per instaurare anche una relazione con chi ha deciso di inoltrarsi, di avventurarsi in questo video. Io tengo gli occhi aperti, ma voi magari chiudeteli. Troviamo la nostra verticalità della colonna, troviamo una buona posizione per rimanere comodi, sentiamo il nostro respiro. Ruotiamo i palmi delle mani verso l'alto perché la mattina è il momento di ricevere un po' di energia dall'universo che ci circonda, ma anche di offrire il nostro risveglio, la nostra energia. E con gli occhi chiusi o semi chiusi, con il respiro regolare, ritmico, armonico che ci mantiene al centro, ancora una volta vogliamo esplorare tutti gli spazi che ci circondano, lo facciamo anche attraverso i sensi. Prima quelli vicini, sentiamo la pelle cosa ci comunica, di nuovo le sensazioni dei vestiti, sentiamo la temperatura del nostro corpo, sentiamo se c'è qualche gocciolina di sudore da qualche parte, la sensazione dell'aria che la sfiora per rinfrescare la pelle. Sentiamo anche sui palmi delle mani, cosa succede? Sul volto. Poi portiamo l'attenzione ai rumori, all'esterno e all'interno del nostro corpo. Magari le torsioni hanno risvegliato il nostro intestino, ci sono delle movimentazioni, se possiamo ascoltare bene, possiamo sicuramente sentire il battito del nostro cuore, il soffio del nostro respiro. E forse possiamo anche fare attenzione, entrare un po' più in profondità e ascoltare i nostri fluidi, le nostre parti che si muovono all'interno del corpo. Lo scorrere del sangue, della linfa. E svariate altre cose. Hanno una sorta di rumore alla quale ormai siamo quasi abituati. Facciamo un po' fatica ad ascoltare. Anche nel silenzio. Poi possiamo ascoltare i rumori all'esterno.
Io ne ho una bella varietà, mio amore. I rumori della campagna, chi taglia l'erba, le campane che suonano, sento i merli cantare. Sento il vento passare tra le foglie degli alberi e fare un piccolo rumore. Sento qualcuno parlare in strada. E ancora gli uccellini cantare. Ascoltiamo quello che accade di nuovo di fronte a noi. Osserviamo fino a dove si può estendere la nostra percezione. Ascoltiamo quello che succede dietro di noi. Ascoltiamo quello che succede sopra la nostra testa, in cielo. O al piano superiore, dipende dove siamo. Ascoltiamo il rumore che arrivano da sotto il nostro corpo. Ascoltiamo i rumori che arrivano da destra, da sinistra. Espandiamoci e rimaniamo nel nostro respiro, che ci mantiene al centro. Continuiamo a osservare quante cose, se facciamo attenzione, che la nostra mente non aveva notato, comunque non aveva reso pubblico al nostro cervello. Così con i nostri sensi belli aperti, ad ascoltare, rimanendo nel nostro centro, saldi, soliti, forti e risvegliati. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Namaste. Naturalmente, se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao Yogis!